E questo brano di Camilleri, interpretato da Luca Zingaretti in una puntata di Vieni via con me di un paio di anni fa, introduce l'argomento di questa sera. Ovviamente intanto do il benvenuto a tutti i nostri telespettatori, un caffè bollente che, come vedete, ha un titolo particolare, cioè con i castica si mangia, cosa significa? Questi sono i giorni nei quali Arezzo ha presentato la sua grande iniziativa culturale, che appunto la città vivrà nelle prossime settimane. Vivrà anche un fine settimana il prossimo intenso per un'altra interessante iniziativa. Il rapporto fra la cultura, il turismo, l'economia è un tema che abbiamo più volte dibattuto anche nel corso delle puntate precedenti, quindi stasera lo vogliamo sviscerare partendo appunto dall'attualità e dal fatto che questi sono i giorni nei quali icastica è una denominazione con la quale dobbiamo cominciare a familiarizzare. Allora, vi presento subito gli ospiti di questa sera. Comincio con Roberto Fiorini, Buonasera. organizzatore, potrei dire, se tu fossi il valente, direi patron, non so se ti piace patron del Giardino delle Idee, no? Giardiniere. Giardiniere capo, però almeno questo si può dire. Sì. Perfetto. Franco Marinoni, il direttore della Confcommercio, che appunto organizza Eco Street, che animerà un fine settimana decisamente importante in Buonasera. città. Ringrazio particolarmente l'assessore Pasquale Giuseppe Macri, assessore alla cultura e Buonasera. al turismo del comune di Arezzo, che pieno appunto di impegni dovuti alla presentazione di Castica avvenuta proprio praticamente in queste ore, è riuscito comunque ad essere presente qui nei nostri studi, e Paolo Sodi, un regista aretino che con coraggio sta tentando una grande operazione culturale, che è quella di produrre un film intitolato I ragazzi del 99, e noi speriamo anche con la sua presenza qui di dargli una mano. Ho detto che più volte nel corso di queste settimane il tema della cultura, del turismo legati all'economia sono venuti fuori. Credo che gran parte del merito sia di Piero Rossi, che saluto e che quindi stasera sarà ovviamente, credo, Buonasera. particolarmente stimolato anche ad intervenire nel dibattito che vorrei cominciare proprio citato Tozzi, e questo mi porta ovviamente a Roberto Fiorini, perché è stato anche uno degli autori di questa stagione del Giardino delle Idee. Tra l'altro si è parlato anche di orto, in questo caso non di giardino, ma insomma anche questo ci aiuta, perché qui, diciamo, abbiamo sentito di due iniziative che sono in rampa di lancio. Però io esprimo qui una mia preoccupazione, cioè che invece l'attività del Giardino delle Idee, tu lo hai annunciato proprio in occasione dell'ultimo incontro con Marco Presta, ha 50 buoni motivi per chiudere la sua attività. Ecco, ovviamente poi io e anche Piero ti ne daremo forse anche 500 per non farlo, però intanto riassumici, non ovviamente non dice tutte e 50, No. riassumici brevemente perché hai lanciato questa, non so se è una provocazione oppure una volontà vera e No, propria. non ho provocazione, no, perché sono 8 anni e chi ci conosce sa che non è il nostro linguaggio. Hai fatto vedere quel filmato di Zingaretti, chiaramente i nostri Twitter al cubo, le 50 motivazioni nascono da quella trasmissione lì, no? Abbiamo un po' preso spunto. Siamo arrivati a 151 ospiti, di cui 131 sono delle prime 5 case editrici, quindi in 8 anni tanti tanti ospiti. Ricordavi Tozzi, il 24 febbraio è venuto, il giorno delle elezioni abbiamo dovuto convincerlo a non parlare di politica, perché chiaramente la domenica di elezioni non si può parlare di politica. Quest'anno abbiamo visto di tutto, Augias, Maraini, abbiamo visto Carlo Cracco e tu c'eri, sai, le persone che c'erano. Abbiamo pensato Marco Presta, Rai 2, Radio 2, il ruggito del coniglio. 8 anni fa, quando abbiamo iniziato, il sogno era quasi statutario, no? Nell'associazione che abbiamo costituito. Se riusciamo a portare un conduttore di Radio 2, smettiamo. A Cipicchia siamo riusciti a portare Presta del Ruggito, Claudio Savelli Fioretti da Un Giorno da Pecora, abbiamo portato Cirri da Caterpillar, Federico Taddia dall'altro lato e più una marea di speaker, eccetera. Quindi, diciamo, il progetto si è concluso e abbiamo lanciato questi nostri 50 allegri motivi, nessuno polemico. L'unico che ha potuto scrivere di questa cosa è il nostro giornalista Piero Rossi, che era presente. Gli altri, se hanno scritto qualcosa, l'hanno scritto non veritiero, perché non erano presenti, diciamolo subito. Della città, della nostra, Città, nostro, della sì. città, certo, ci mancherebbe. Vorrei un riconoscimento ufficiale. Parola giardiniere, chi ve l'ha dato? Sì, Chi? Piero Rossi nel 2010, in estate, ha seguito i nostri incontri con Margherita Hack e Folco Quilici, e una sera gli venne in mente: perché non vi mettete una pannuccia e vi chiamate giardinieri? Da quella volta gli abbiamo dato sempre merito, perché è simpatico e allegro. Ci siamo fermati e
sapendo che non ci sarebbe stata nessun tipo di reazione a livello di opinione pubblica, perché era anche, che senso aveva, nel senso siamo una piccola cosa, eccetera. In realtà poi la reazione c'è stata dalla parte che ci interessava a noi, perché sono arrivate veramente una quantità di email incredibile di persone che hanno condiviso anche intimità particolari, non ultima due giorni fa un signore di Terranuova che lavora alla Beltrame, che mi racconta che ha 47 anni, che è sempre venuto a vedere i libri, non li ha potuti comprare tutte le volte perché chiaramente non poteva. Però il fatto che non ci sia, che avete annunciato questa cosa, io ho vissuto una settimana che dove vado io il sabato pomeriggio? Dove andiamo noi? A annoiarci, no? Nel senso, vogliamo ritornare a annoiarci e vogliamo tornare magari da spettatori a qualcuno che fa una cosa simile al Giardino delle Idee. Attenzione, non ci cantate il funerale, perché noi siamo un po' come Califano, non si esclude il ritorno. No, no, ma infatti su questo non c'è il minimo dubbio. Adesso abbiamo queste due cose. No, no, prego, Laura, concluda pure il ragionamento, poi Piero... Concludo. Sì, dicevo quindi, a parte che io, ma l'intera giunta si augura che questo non avvenga. Se questo però, io credo benissimo a quello che ha detto Fiore, che non è una provocazione, ci credo, sono sicuro, perché per quello che lo conosco mi sembra che non è un provocatore, avrebbe potuto provocare prima in tanti altri modi. Vabbè. Io penso però, se ci sono delle difficoltà per cui il Comune può intervenire, io dico, se queste difficoltà ci vengono palesate, io sento che dobbiamo intervenire, io lo prendo come un dovere istituzionale intervenire, anche perché, anche da un punto di vista di comodità, perché recuperare è molto meno dispendioso in ogni termine che sostituire. È chiaro che io non posso pensare che la città venga lasciata priva di quel cibo che loro offrivano. Piero, volevi... No, mi lancio una delle domande che avrei voluto fare assessore, sono qua. Circa il Giardino delle Idee, le porgo una domanda che era nella mente di, le dico perché ho sempre razzolato in quei pomeriggi, sento la gente, la domanda... anche perché voglio dire loro hanno raccolto un pubblico che di volte ha fatto anche 450-500 persone che non so neanche se l'Arezzo Calcio di questi tempi li fa, insomma, con il libro che non è neanche un oggetto visuale, è un oggetto ostico che bisogna proprio essere molto dedicare tempo a questo oggetto, eppure ha fatto dei spettatori penso superiori al calcio. Ora, la domanda che aleggiava in tutti era, ma d'accordo, l'amministrazione non ha soldi, insomma, si piange tutti miseria, eccetera, però in momenti dove non c'è soldi ci sia meno l'umanità e diciamo, la pacca sulle spalle e la presenza. La domanda è semplice, come mai, questo gli apporgo, non, oltre che a livello personale, a nome di tutti, insomma, gran parte di quello che ho sentito, non ha mai presenziato al Giardino delle Idee? Anche così, io gli garantisco che c'era sempre due file, riservato, non c'era il nome ovviamente, però questi ragazzi, che poi non sono ragazzi, avrebbero ambito quantomeno una presenza. Le dico subito, potrei rispondere, mi dispiace, non ho potuto. Sarebbe una risposta che lascia tutti insoddisfatti. Tre anni e lungo. Non posso che rispondere per quello che corrisponde alla mia verità. La mia verità è questa, non ho partecipato perché ho dovuto dare la priorità a tutte quelle cose in fase di costruzione. Stagione concertistica, sa cosa vuol dire lei una stagione concertistica fatta da 25 serate? Sono 25 serate più 25 di prova che vanno sistemate, portate all'estero. Non sto parlando della programmazione. Non sto parlando del lavoro dell'assessore che chiede ai propri uffici di realizzare qualcosa che già si realizzava. Sto parlando del lavoro di un assessore che chiede ai propri uffici di partecipare insieme a lui alla creazione. Qui Fiorini potrà dire che cosa vuol dire creare, potrà ricordarsi cosa vuol dire l'impegno che avevano nei primi anni e poi la facilità con cui si andava a fare gli eventi successivi. Io sono stato a sorreggere neonati. Quando vedevo che diciamo, i figli o i ragazzi che avevano più gambe, è chiaro che è una scelta dolorosa, è una scelta che si fa, però le giornate sono quelle,
Le forze che possiamo dedicare sono quelle e l'ho dovute fare più da ostetrico che da puericultura. Qui siamo in giovinezza piena e quindi ho cercato di fare le cose più piccole, quelle, le neonate, quelle che avevano bisogno di un sostegno, di una imposizione. Certo è che le stesse cose potrei dirle io in tante altre forme, in tante altre autorità, potrei dire c'è una partecipazione. Io penso che come assessore penso di aver dato, perlomeno è mia intenzione, dare questo messaggio di partecipazione all'attività. Ecco, mi sono dovuto distribuire. Ecco, scusi se interrompo. Ecco, lei apprezzo molto che nel back office ha lavorato per tirare su tutti questi eventi, il teatro, eccetera. Però io credo che un assessore debba avere anche un front office, cioè c'è chi fa solo front office e niente back office, ok? Che non è che possiamo dire che non va esaltato quello, anzi. No, voglio dire, farsi vedere. Ora, l'errore che spesso fanno i padri, ora non so se lei è padre o meno, ma è di dire, ma ho tre figlioli, quello di tanto, ma, e poi salvo scoprire un attimo prima che quello si suicida, quello bravo che non andava seguito, eccetera. Ecco, questo è questo caso. Un figliolo, tra virgolette, molte virgolette, si è suicidato. Ora, andare, l'ho detto tre volte virgolette, ma suicidandosi il figliolo giardino delle idee. Ha minacciato il suicidio, diciamo. Lascia un vuoto veramente, l'ha detto anche lei, grande, perché lei sa benissimo che ha eventi di presentazione ad Arezzo di libri, ancorché ipersponsorizzati, non mi faccio toccare questo tipo di argomento, fanno 3, 4, 7, 10 con i parenti spettatori, aspettando un'ora che entri il decimo, ok? Questo è il discorso. Quindi voglio dire, bisogna in casi anche di eclatanti figlioli bravi in questa maniera, per evitare che poi avvenga il suicidio last minute, farsi vedere non è male. Scusi, Bene. Va bene. Però una cosa me la fate dire, nei 50 Twitter che abbiamo letto non ce n'era uno di lamentela nei confronti delle istituzioni, questo è un dato di fatto, non l'abbiamo detto. Sì, tu sei molto polite, no, io ti dico, ma io no, gentile, siccome abbiamo polite. Luca Caneschi che è molto, molto, molto preparato sulle attività sportive, fa le cronache, eccetera, io ti faccio un esempio banalissimo, se ho 30 secondi. Immaginati che tu dopo il pomeriggio ti alleni con una gran passione perché vuoi fare i 100 metri, ti alleni, poi arrivi al campo scuola, via Fiorentina, c'è questa gara e tu vai lì, sì, per vincere, ma più che altro perché vuoi fare una bella gara, divertirti e magari divertire anche quelli che sono fra il pubblico. Ecco, ti metti lì in partenza, alzi gli occhi e improvvisamente vedi quattro cristiani che sono 30 metri più avanti e partono da più avanti. Dici, come sta? Non è una gara dei 100 metri? Ecco, ci piacerebbe solo provare a ripartire tutti dallo start e veramente chi arriva prima, applauso. Allora, è un'ottima occasione. Siamo alla se fine ripartite dello per avere lo start dell'assessore. Giusto, assessore? Sì, ci deve dare lo start. Perfetto. Quindi senza pistola. Impostazione liberale, questa la possiamo definire sicuramente liberale, ma d'altronde non c'erano dubbi, voglio dire. Pubblicità.